Giornata inaugurale e storica al Motorbike Expo 2021. La Fiera di Verona torna infatti ad ospitare un evento in presenza dopo lo stop di oltre un anno e mezzo imposto dalla pandemia ed è la prima a farlo tra l'altro in Italia. Tante le autorità presenti oggi per il taglio del nastro al quale hanno voluto partecipare davvero tutti. Taglio del nastro importante ed emozionante anche per il presidente della Fiera, Maurizio Danese. Ah, questo è stato emozionantissimo perché oggi di fatto si celebra la ripartenza di tutto il sistema fieristico nazionale e per noi soprattutto la ripartenza di Fiera Verona, perché ricordo che nel 2020 abbiamo lavorato 53 giorni, nel 2021 oggi è il primo giorno in presenza, quindi credo che qualsiasi persona possa immaginare le sofferenze dell'azienda in termini sia finanziari che economiche. Vabbè, una grande soddisfazione e anche direi una grande emozione, insomma, tornare ad inaugurare le fiere in presenza dove si torna a vivere, insomma, è un segnale di ottimismo e di speranza affinché questo brutto periodo venga dimenticato quanto prima. Le sinergie che si stanno mettendo in campo con questa fiera sono grandissime, quindi avanti tutta più forti di prima. C'è voglia di riprendere la nostra vita in mano, di riprovare tutte le emozioni, quelle belle, lo stare assieme, di vedere cose nuove. Il bello ci sta attirando e il Motorbike Expo oggi ne rappresenta una parte importante. Sono soddisfazioni per una comunità che sono importanti, perché non dimentichiamoci dove eravamo qualche mese fa, non dimentichiamoci che non sono più state fatte fiere in nessuna parte d'Italia e che siamo i primi a ripartire con una manifestazione in presenza, che domani avremo una serie di iniziative incredibili. Questo è frutto di tanto lavoro, di tanto coraggio, di sinergia tra istituzioni, tra pubblico e privato. È chiaro che sono emozionato, orgoglioso e soddisfatto, perché ripeto, se tutti noi pensiamo a dove eravamo 12 mesi fa, nessuno probabilmente avrebbe pensato che saremmo riusciti a mettere in moto tutti questi meccanismi, quindi devo dire che sono molto contento.